Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale YouTube Playdog di www.playdog.info. Oggi ci troviamo nel negozio per animali e toilettatura, la Casa dei Cuccioli, che si trova in via Calatafimi 7 a Monza e ci ospita gentilmente. Andremo a toilettare Leo, il mio cane, forse l'avete già conosciuto in un altro mio video. Perché? Perché sta facendo la muta. E quindi in questo video vi voglio spiegare che cos'è la muta e come andare per eliminare il pelo morto. Intanto diciamo un attimo appunto, che cosa vuol dire fare la muta per un cane? È quel periodo dell'anno, di solito sono due momenti dell'anno in particolare, in cui il cane cambia il pelo, e in particolare cambia il sottopelo a causa del cambiamento climatico. Quindi quando avviene la muta? Avviene nel passaggio tra l'estate e l'autunno-inverno, diciamo. E poi nel passaggio alla primavera-estate. Cosa significa? Quando si passa al clima, dal clima più freddo al clima più caldo, il cane perderà tutto il sottopelo che era necessario per tenerlo caldo durante l'inverno e quindi metterà su un pelo più leggero e un sottopelo più leggero. Quando invece al contrario dovrà passare dal clima più caldo al clima più freddo, avverrà la cosa contraria. Quindi perderà il sottopelo estivo, perché comunque il pelo vecchio va cambiato, e metterà su un sottopelo molto più folto e più pesante che gli consentirà di tenersi termoregolato durante l'inverno e quindi non soffrire il freddo. Andiamo a vedere il protagonista di oggi. Ed ecco qua Leo già pronto sul tavolino. Andiamo a vedere nel suo pelo. Come vedete, il pelo che vedete più chiaro è il suo sottopelo, che dobbiamo andare ad eliminare totalmente, dopo vedremo bene come. Ciao Leo, patato! Bravissimo! Andiamo a vedere un attimo gli strumenti che andiamo a utilizzare. Questi tre col manico in legno vengono chiamati slanatori. Come vedete abbiamo tre dimensioni, a denti larghi, a denti medi e a denti molto più ravvicinati. Questo serve come fase iniziale, questa intermedia e questa finale. Quindi più sottopelo abbiamo e più usiamo denti larghi. Meno sottopelo abbiamo da togliere e più andremo a utilizzare i denti stretti. Poi andremo a utilizzare questi che vengono chiamati rastrelli. Ne abbiamo uno un po' più piccolo con una sola fila di denti e uno un po' più grande con due file di denti. Vanno ad eliminare successivamente allo strato più superficiale, diciamo più grossolano, che andiamo a eliminare con il slanatore. Con il rastrello andiamo a eliminare lo strato un po' più profondo di sottopelo. Dopo ancora andremo a utilizzare un pettine. Come vedete, noi adoriamo utilizzare il pettine a denti larghi da una parte e stretti dall'altra per controllare che non ci sia ancora sottopelo rimasuglio da eliminare e che il pettine deve passare bene attraverso il pelo. E poi andremo a utilizzare delle forbici dritte per andare a sistemare il pelo di Leo. Eccoci qua con Leo, adesso iniziamo a slanare il pelo, dobbiamo togliere tutto il sottopelo morto che si trova sotto al pelo di Leo. Quindi prendiamo lo slanatore, quello con i denti più larghi, iniziamo a passarlo. Dobbiamo essere delicati con lo slanatore, in quanto lo slanatore è composto letteralmente da delle lame che aiutano, tagliando anche via in parte lo strato di sottopelo morto, aiutano ad eliminarlo. Non dobbiamo mai essere troppo forti nell'utilizzarlo, perché altrimenti rischiamo di andare a graffiare il cane. Vedete, tutto quello che sto eliminando è sottopelo morto. Alcuni cani hanno molto più sottopelo da eliminare durante la muta. I proprietari di pastori tedeschi, ad esempio, e di Siberian Husky, che nonostante siano due razze a pelo non particolarmente lungo, ma che hanno tantissimo sottopelo, ne sanno qualcosa, perché durante i periodi di muta di queste razze avranno dei rotoli di pelo in giro per casa talmente grandi che inizieranno a chiamarli per nome. Vedete quanto sottopelo stiamo tirando via? E questo soltanto con il primo passaggio. Primo passaggio, si passa lo slanatore dai denti più larghi finché non smette di uscire così tanto sottopelo. Dobbiamo andare sempre dritti, seguendo la linea del cane, senza mai fare movimenti a cucchiaio, altrimenti, come dicevo prima, al momento che lo slanatore è composto da lame, possiamo andare a ferire il cane, e assolutamente questo non deve succedere. L'utilizzo migliore dello slanatore
facendo passaggi piccoli nei punti dove vediamo che c'è più sottopelo da togliere. Vedete quanto ne sta uscendo? Leo adesso ha appena terminato la muta, infatti siamo a dicembre inoltrato, siamo quasi a Natale e quindi il freddo ormai è uscito, è arrivato il freddo. Quando il freddo si stabilizza, diciamo così, i cani smettono di fare la muta principale, quindi continuano a perdere un po' di pelo, perché ricordiamo che il pelo del cane comunque in piccola misura si rinnova per tutto l'anno, quindi non solo ed esclusivamente durante il periodo della muta. Però ha perso, questo qua è il grosso del sottopelo. Di solito la muta dura 1 o 2 mesi, dipende anche dalle, anzi in gran parte, dalle condizioni atmosferiche, visto che quest'anno c'è stato un lungo periodo di caldo, tanti cani hanno ritardato la muta, oppure hanno iniziato a perdere sottopelo, ma poi si è arrestata la muta in quanto non è arrivato subito il freddo forte, quello di dicembre, che dovrebbe arrivare a Natale. Vedete che io adesso ha fatto un po' la faccia strana, perché se c'è qualche punto dove c'è un po' più di pelo, quindi lo sdrenatore va a tirare un po' il pelo del cane, ovviamente diamo un po' di fastidio al cane. Ok, quando vediamo che inizia a uscire molto meno pelo rispetto all'inizio, vedete, ne esce ancora un po', però comunque un po' meno, allora prendiamo lo snatore con i denti leggermente più stretti. E rifacciamo tutto il lavoro che abbiamo fatto con lo snatore a denti larghi. Alcuni punti dove il cane può dare prurito, passare lo stonatore, è come se li grattassimo un po', quindi alcuni potrebbero iniziare a grattarsi anche con la zampa, ma è normale, anzi teniamo conto che quando il cane è ricco di sottopelo in eccesso da perdere, quindi durante la muta, i cani tendono ad avere un po' di prurito ed è una cosa naturale perché spinge il cane a grattarsi e quindi in parte a eliminare da solo il sottopelo in eccesso. Quando iniziamo a vedere che anche col secondo sdrenatore esce meno pelo, facciamo una passatina anche dell'ultimo. Tenete conto che questa operazione di solito le fa un tolettatore, quindi non è che avete bisogno di avere 3 rastrelli in casa. Se uno vuole, appunto, se un cane che perde molto sottopelo, può procurarsi almeno un rastrello a denti larghi, così almeno tiene, fa una manutenzione ordinaria del pelo tra una tolettatura approfondita fatta da un tolettatore professionista e un'altra. Ok, quando vediamo che esce poco pelo anche con il rastrello a denti fitti, iniziamo a utilizzare, scusate, lo sdrenatore, iniziamo a utilizzare a questo punto il rastrello, che è quello che abbiamo visto prima, ha dei denti fissi, adesso sto usando quello con solo 2 fili di denti perché il sottopelo non è rimasto tantissimo, in più Leo non è un cane di taglia grande, è un cane di taglia media, quindi questo va molto bene. Un cane taglia grande, come ad esempio un pastore tedesco, possiamo usare questo qua a 2 file di denti ed è molto più grande, quindi copre un'ampia area. Utilizziamo un pochino anche per Leo. Vedete, in questo momento sto dando in realtà piacere a Leo perché lo sto grattando in una zona dove evidentemente ha un po' di prurito. Proviamo a questo punto a passare il pettine, come vedete il pettine passa tranquillamente,
Se vedete che ci sono alcuni punti dove passa un pochino con più difficoltà, insistete un attimo in quei punti, perché significa che c'è ancora un po' di pelo da togliere. Quindi andate a toglierlo, ecco, il pettine deve passare in questa maniera qua, liscio nel pelo del cane. A questo punto possiamo essere soddisfatti, proviamo a passare anche la parte con i denti più stretti. Come vedete, per dire, su questa coscia il pettine passa tranquillamente. Per farvi capire la differenza, vediamo, qua abbiamo già passato, qua il mio pettine si blocca perché ancora non sono andata a togliere tutto il sottopelo. Quindi finché il pettine si blocca non va bene, significa che abbiamo ancora da lavorare o che si è formato qualche nodo e quindi dobbiamo andare a eliminare il nodo. Dobbiamo arrivare al punto che il nostro pettine passa tranquillamente. Vedete adesso? Vediamo, c'è ancora un punto qua. Ovviamente, una volta che avremo lavato Leo, andremo a pettinare ancora a fondo, quindi se viene fuori altro sottopelo dopo il bagnetto andremo ad eliminarlo alla fine della toilettatura. Ok, adesso io passo a fare l'altro lato di Leo e poi ci vediamo al bagnetto. A dopo! Eccoci pronti per il bagnetto. Dal momento che Leo è un cane un po' anziano, ho deciso di utilizzare lo shampoo emolliente. Quindi adesso lo andiamo a preparare, già versato dentro la carafa. Allora, come vi ricordo, qua siamo ospitati dal negozio da Casa dei Cuccioli, che si trova a Monza, in via Calatafini 7. Infatti, come vedete, abbiamo tutti gli strumenti professionali per poter fare il bagnetto a Leo. Come dicevo, Leo ha circa 13-14 anni, non lo so con precisione perché l'ho adottato che era già adulto, quindi per lui scelgo uno shampoo emolliente. L'importante nella scelta dello shampoo per il proprio cane è scegliere una marca buona. Quindi assolutamente evitare le marche che si trovano nei grandi centri commerciali e selezionare il tipo di shampoo più adatto al proprio cane, perché se ho un cane col manto bianco potrò usare uno sbiancante, se ho un cane che soffre di dermatite oppure che ha porpora e Leo ne ha un po' di porpora, probabilmente dovuta alla vecchiaia. Posso andare a utilizzare uno shampoo apposito per dermatiti, per problemi dermatologici. Infatti dopo questo shampoo emolliente che faremo, andrò a fargli anche uno shampoo apposito per dermatiti. Non è uno shampoo farmacologico, infatti non si trova in farmacia, è uno shampoo più leggero, che però va ad aggredire meno la pelle del cane e si usa come mantenimento per i cani che hanno problemi di dermatiti, perché gli shampoo quelli farmacologici per le dermatiti sono ottimi per i momenti, i trattamenti uso, ecco, i momenti in cui la dermatite scoscia sulla pelle del cane in maniera forte, allora bisogna andare a fare una fase muto, altrimenti bisogna andare a fare una fase di mantenimento. Mi raccomando, attenzione quando si lava, come vedete, il muso del cane. Le orecchie devono essere sempre sotto il getto dell'acqua, altrimenti se ne andassimo di fianco o da sotto col getto dell'acqua, rischieremmo di far entrare acqua nelle orecchie del cane e poi causare magari otite. E per passare sul muso si fa una passata molto veloce. Andiamo quindi a insaponare Leo con il nostro shampoo.
Allora, io consiglio sempre di utilizzare una caraffa come questa, appunto. Si miscela la parte corretta di shampoo con l'acqua e si usa una spugna per passare lo shampoo su tutto il corpo del cane. È molto utile utilizzare una spugna per sfruttare al meglio lo shampoo, perché se utilizzassimo solo le mani non riusciremmo a far fare abbastanza schiuma lo shampoo e quindi dovremmo usare una quantità molto maggiore per poter coprire efficacemente tutto il corpo del cane. Mi raccomando, la parte della testa, mettete un po' di schiuma e andate poi a passarla utilizzando le mani in questo caso, perché potete essere molto più precisi e evitare di far entrare la schiuma negli occhi del cane. Poi ovviamente, giustamente, a nessun cane piace molto questa fase. Eccoci qua, abbiamo lavato il nostro Leo con lo shampoo emolliente, poi con lo shampoo per la dermatite. Adesso gli ho messo su un filo di balsamo, l'ho lasciato agire qualche minuto sul pelo del cane. Vi ricordo sempre che il balsamo è molto importante per ripristinare il film idrolipidico della cute del cane. Adesso andiamo a sciacquare con lo shampoo finale il nostro Leo. Come vedete, prendo un altro boccino perché presso la casa dei cuccioli a Monza potrete avere l'acqua corrente zonizzata, anche questa, e tra l'altro anche cromoterapia, come vedete. L'acqua ozonizzata adesso è utilizzata dai migliori pelettatori perché aiuta a lenire la pelle da eventuali arrossamenti, è antibatterico e aiuta in generale la cute a mantenersi sana, pulita e anche a prevenire la formazione di nodi. Passiamo la cute del cane, anzitutto il mantello del cane, per alcuni minuti con l'acqua ozonizzata. Andiamo a eliminare tutti i detergenti che abbiamo usato, quindi il due shampoo che abbiamo comunque già sciacquato con l'acqua normale e anche il balsamo finale. Ah, ecco, l'acqua corrente ozonizzata presso la casa di cuccioli non vi costerà nulla, è sempre compresa nel prezzo. È un trattamento che si offre a tutti gli ospiti di questo negozio. Dopo qualche minuto di trattamento, diciamo dai 2 ai 5 minuti, quando abbiamo finito di sciacquare per bene il nostro cane, avremo finito il bagnetto e andremo a fare l'asciugatura del pelo e la sistemazione a forbice di eventuali ciuffi di pelo ribelli. Ma Leo è pulito e quasi asciutto, e mentre che finiamo di asciugare la testa di Leo con un phon a diffusore, andiamo a sistemare i ciuffi di pelo. Ma prima di tutto verifichiamo che il pettine passi tranquillamente anche dalla parte dei denti stretti. Come vedete, se trovate ancora un po' di sottopelo morto da togliere, andate a toglierlo con l'aiuto del pettine. Ecco qua. Il pettine deve passare così tranquillamente su tutta la lunghezza del pelo. A quel punto avete terminato di pettinare il cane. Andiamo a regolare un pochettino i ciuffi di pelo. Come vedete, un po' le zampe le ho già fatte, comunque andiamo a prenderle. Leo ovviamente non è un cane di razza, è un cane fantasia, quindi ovviamente andiamo a gusto personale per dare una forma armonica a tutto il cane. Quindi andiamo a regolare il sottopancia.
abbiamo un aspetto più definito alla coscia, anche qua dietro, condividiamo il tessuto di pelo, andiamo semplicemente a regolare, togliere tutti i ciuffi che sparano. Poi andiamo a prendere la coda, la prendiamo dal centro e allunghiamo i ciuffi di pelo in basso, in questo modo qua. E andiamo a dare una forma arrotondata, senza tagliare eccessivamente per non cambiare la forma del cane. Anche qua davanti possiamo dare una piccola spuntatina ai peli, giusto per rendere la figura del cane più armonica. Andiamo a fare tutto il lavoro di regolazione da una parte e dall'altra, abbiamo concluso. Io e Leo vi salutiamo, come vedete qui finisce l'asciugatura. Vi ricordiamo che siamo stati ospiti di La Casa dei Cuccioli a Monza in via Calatafiori 7 e che noi siamo gli operatori di Playdog, ci occupiamo di addestramento cani, toilettatura a domicilio e consulenza comportamentale per gatti. Al prossimo video, ciao ciao!